Eccoci qui, amici, nuovamente siamo ancora in diretta come ieri sera. Stasera abbiamo un'altra serata con due ospiti speciali, Davide Cassine, che è l'autore del libro di cui vi parleremo e cui vi parlerà lui in compresenza con la Paola Giovetti, che conoscete, che oltre ad essere una collaboratrice ovviamente del nostro sito, nuovamente è anche una protagonista delle scene, diciamo, nazionali e anche oltre Alpi del nostro mondo, quello che chiamiamo mondo spirituale. E stasera è una serata dedicata a un libro molto interessante che è stato scritto da Davide Cassine, che è un medico oncologo e che ha raccontato la storia sua e della sua malattia. Adesso ancora qualche attimo affinché si lasciamo loro il tempo di collegarsi e per poi avere anche noi modo di iniziare la nostra serata. Sarà una serata piacevole. Abbiamo già avuto modo di colloquiare, di dialogare, ci siamo anche già conosciuti. C'è stata questa occasione, quindi bene, stasera in diretta avremo modo di affrontare un tema importante, un argomento importante, parlato e raccontato anche da un professionista, un protagonista che, oltre alla sua amicizia con Paola, si è, come dire, imbattuto in questo mondo che noi chiamiamo e definiamo spirituale. Da lì è nato questo libro, che è sicuramente molto interessante e molto affascinante. Partiamo subito con la sigla, così vediamo intanto che si stanno collegando i nostri ospiti. Il tempo materiale perché arrivino, e andiamo. Quindi, eccoci qua, siamo in diretta. Amici, nuovamente siamo qui. Eccoci qua, Davide, Paola. Un ciao. Ciao a attimo. tutti. Eccoci, finalmente ci siamo. Si stanno collegando. Abbiamo un po' di persone che si stanno collegando. Intanto ci sono i saluti di Simone, una cosa alla volta. Piano piano stanno arrivando, stanno sempre di più aumentando. Bene, allora, stasera partiamo sempre di più, quell'attimo che si colleghino, spostiamo un attimo Davide così abbiamo modo di vederlo meglio. Mi conoscono. Allora, eccoci qua. Davide, il protagonista sei tu questa sera. E qui stasera parliamo di una cosa importante. Tu sei un medico, un oncologo, hai fatto una Chirurgo, formazione, un chirurgo, un chirurgo. medico. No, no, Sì, un poi ti sei. chirurgo. Noi siamo una categoria a parte. Ah, ok, va bene. Però insomma. Una volta i chirurghi erano considerati un po', sai, l'ultima ruota del carro dei medici, quelli più ignoranti. Adesso ci siamo acculturati. No, è vero. Ah. È vero. Vabbè, però insomma ti sei occupato anche dell'aspetto dell'oncologia, giusto? Soprattutto di oncologia, sì, per 20 anni almeno.
Ok, infatti è quello che com'è che ci si deve, come dobbiamo definirti? Medico, Ah chirurgo, no, chirurgo. oncologo? Sì, un Punto chirurgo. e basta. Chirurgo, basta. Oncologo. Chirurgo e basta. Allora, Davide, la tua storia è molto interessante. Il tuo libro, io e lei, adesso lo facciamo anche vedere perché è un libro molto, molto curioso, parla di questo rapporto importante che tu hai con quella che è la malattia, quello che è stato ed è la tua malattia in questo momento, però partiamo dagli inizi, insomma, no? Cioè dalla tua formazione, intanto dalla tua provenienza, cioè dal fatto che tu sei nato in un piccolo paese, Cherasco, giusto? Sì, In provincia di Carasco, Cuneo. All'epoca, per chi diciamo veniva su in una realtà umile, semplice, per non dire povera, insomma, era quasi pianificata un'esperienza di vita che fosse semplice, insomma, cioè nessuno si immaginava che Davide Cassile sarebbe diventato un dottore. Allora, raccontaci un po' la tua motivazione. la motivazione non c'è, perché io ancora adesso a 57 anni non capisco. Mio padre era un barbiere, mia madre una casalinga, non c'erano condizionamenti di sorta televisivi come ci sono adesso, che ci sono queste fiction sui medici che possono condizionare un ragazzino a poter fare questo mestiere, per cui non lo so. Io già sin da ragazzino avevo in mente di fare non solo il medico, ma di fare il chirurgo. E quindi, anche se poi ho fatto le scuole superiori, ho fatto ragioneria, ma per motivi proprio pratici, nel senso che sapendo che i miei economicamente erano in difficoltà e non sapendo se alla fine dei 5 anni avrei potuto fare l'università, diciamo, mi sono messo un po' al riparo. Ho detto, vabbè, se dopo il diploma non c'è la possibilità di continuare, vado a lavorare. E invece, con degli enormi sacrifici miei, mi hanno concesso, mi hanno permesso di fare l'università e questo ho fatto. Però era un salto di casta che nel paese si sentiva molto. Cioè, figlio di un barbiere fare il chirurgo all'inizio era un po' così. Comunque, poi. Però ce l'avevo nel sangue, cioè io avevo questa cosa dentro e ripeto, poi è una cosa che non, voglio dire, ci sono dei mestieri che tu puoi vedere e più o meno ti puoi orientare e capire se ti piace, cioè il chirurgo, sai, come fai a dire mi piace fare il chirurgo se non vai in una sala operatoria? E ripeto, non Certo. essendoci allora fiction o cose strane in televisione che ti potevano, se non altro dare un orientamento, era una roba che ancora adesso, ripeto, a 57 anni non ho ancora capito bene da dove arriva, però è stato questo, cioè non c'è un motivo. È quella che si chiama la vocazione. Ah, penso di sì. Cioè io me lo sentivo proprio nelle mani, cioè proprio avevo, ancora adesso che dopo la malattia ho dovuto lasciare, io ho ancora questa sensazione, non so, come se le mani devono muoversi e fare qualcosa, cioè è una sensazione strana, cioè io ero abituato a muovere le mani tutto il giorno, per cui adesso sento ancora nelle mani questa cosa strana, non so definirla. Ma il fare qualcosa con le mani. Infatti, voglio dire, anche nelle occasioni banali, se c'è da fare qualcosa di manuale, mi ci caccio sempre subito io, perché appunto poi mi riesce anche abbastanza bene. Quindi anche già mettere il filo nel lago, che è una pratica che faccio io a casa. Eh Ah sì? sì, perché dopo dieci Molto minuti curioso che questo. Dopo 10 minuti che vedo che cercano di infilarlo, ma anche mia madre ogni tanto quando la vedevo lì dicevo aspetta, dammi a me, tac. E inzicavo, come si dice. Inzicavo, bello, bello. Inzicavo. Allora, intanto ti saluto.
Cosa Adesso Susanna, sto. Anna Maria, Simone, la Lucrezia, si stanno con le... Eh? Ti stanno salutando un sacco di persone che sono qua, eh? Insomma, ah beh, perché c'è in diretta Conte, ho capito. Comunque, qualcuno ha scritto molto meglio in diretta con Nuovamente che collegati con Conte. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Allora, Davide, quindi è stata una scelta coraggiosa la tua. Quando Sì. hai dovuto trasferirti a A Torino. studiare, ti sei dovuto spostare perché A ovviamente Torino, da Cherasco sei dovuto andare. sì, però ho Allora, vissuto racconta poco un la po' città. perché io ho Dimmi. letto. Dimmi. No, no, io ho letto, beh, possiamo dire giusto un piccolo aneddoto, un piccolo particolare, il dettaglio del tuo della tua prima lezione. Questa è molto curiosa, direi, eh. Ah sì, cioè in realtà il paese mormorava che questo, beh, poi io vabbè, a scuola, insomma, me l'ero sempre cavata bene, però facevo parte di un gruppo di ragazzi decisamente burrascosi, per cui ne abbiamo fatte parecchie. Poi il paese offriva poco, ma noi riuscivamo a trovare degli ottimi diversivi per divertirci. Vabbè, il paese un pochino, vabbè. Insomma, il paese ti offre tanto perché poi ha delle punte di solidarietà quando c'è qualcuno in difficoltà straordinaria, però poi quando ci sono queste cose che succedevano allora, adesso non succedono più, però il famoso salto di casta, no? Era un po' fastidioso, però io me la sono sempre fregato, per cui... Poi il primo giorno di lezione vado ovviamente da buon cuneese, sono arrivato un'ora prima, mi sono entrato nell'aula ed ero lui il primo, mi sono seduto, poi man mano che l'aula si riempie a un certo punto mi sono trovato due persone vicine, poi come al solito comincia a parlare, uno era Enrico che poi è diventato un mio collega anche alle Molinette, è un cardiologo, figlio di un primario di cardiologia. Invece la ragazza che c'era dall'altra parte era figlia di un primario di chirurgia toracica, per cui ho detto, perfetto, direi che meglio di così. Però poi insomma, poi è andata bene. È andata bene. Però mi pare che da questo punto di esatto, anche perché ti No, sei quello. laureato praticamente in Sì, tempo e certo. hai Sì. vissuto poco la città. Poco la città, no, io avevo questo obiettivo. Da centrare il più presto possibile perché sapevo che appunto i miei dovevano mantenere, per cui non potevo permettermi di, per cui non ho vissuto come altri hanno fatto anche un po' la goliardia del periodo universitario, cioè per me gli anni dell'università sono stati anni di clausura, studio, esami e via. E quindi mi sono laureato e Certo. poi anche lì ho fatto delle scelte importanti di non continuare a frequentare l'università per la specialità, perché era un ambiente malsano, e sono andato in un ospedale del Cuneese dove c'era un ottimo chirurgo, sono andato a lavorare gratis per un anno e poi c'è stato un concorso, mi ha assunto, per cui io a 26 anni ero già strutturato, allora si poteva entrare in ospedale senza specialità, per cui poi la specialità l'ho fatta dopo. E quindi sono, insomma, a 26 anni mi sono ritrovato a gestire il pronto soccorso da solo, cosa che invece adesso mediamente succede a 32, 33, 34 anni. Quindi, insomma, però è stata un'esperienza importante, formativa, eccezionale, secondo me, è un'esperienza che come si dice, ti allarga le spalle, no? Perché poi sei da solo di giorno, ma soprattutto di notte, quindi devi decidere, devi fare delle scelte importanti. Quindi... No, ma ho fatto la mia carriera chirurgica è stata perfetta. Direi che ci sono stati dei cambi al momento giusto che ho saputo cogliere. Poi, come c'è scritto nella prefazione dal collega anestesista, cioè. Lui mi definisce forse la persona che più tra tutte quelle che conosce, che più è consapevole che nella vita non conta solo essere bravi,
ma contano anche altre cose, cioè arrivare nel punto giusto, al momento giusto, le amicizie giuste. Io le ho avute, non ho mai negate, le ho anche scritte, cioè nel senso che quando poi da Savigliano sono finito alle Molinette dal mio ex, diciamo, primario, quando io ero studente, frequentavo il reparto del professor Fronda e poi ci sono poi finito a lavorare casualmente, anche lì è stata una cosa, una casualità, e di lì poi è stato 20 anni di grandissime esperienze, perché era un reparto straordinario, perché lui era è un grande chirurgo, è una grande persona. E quindi mi sono trovato anche nel posto giusto per poter maturare, insomma, per acquisire, insomma, le cose fondamentali. E poi, vabbè, ognuno poi cresce anche con quello che ha di suo, però la scuola è importante, quella è un'ottima scuola. Quindi diciamo, appena tu ti sei laureato, tra l'altro nei tempi giusti, cioè nel giro di 6 anni, i famosi 6 anni, e dopo un po' eri già al lavoro, perché a 26 anni essere già assunto, insomma, per te è stato un traguardo. Ma sì, casuale anche quello, la scelta di andare via da Torino, andare nell'ospedale di periferia, quando tutti ovviamente cercavano di andare nella grande città, io ho fatto la scelta opposta ed è stata la scelta vincente. Perché mentre gli altri sono stati anni e anni a frequentare l'università senza far nulla, io ero medico, ero chirurgo in pronto soccorso, andavo in sala operatoria, operavo. Quel tempo lì non l'ho perso. Assolutamente. Allora, raccontaci qualche aneddoto importante, senza raccontare troppo, anche perché sennò sappiamo che poi magari il Raccontaci, libro non va venduto. Qualcosa, qualche aneddoto interessante. ma di cosa, del lavoro? Sì, del tuo lavoro, delle esperienze che hai raccontato, ma senza entrare troppo in profondità, altrimenti il libro dopo non riusciamo a venderlo. Scherzo, naturalmente. Qualcosa della tua vita. Ma della mia vita, Da sai, la mia vita, studente. vabbè, ma noi eravamo, vabbè, da ragazzini eravamo un gruppo di ragazzi molto agitati, e devo dire, alcuni di noi, io non ero particolarmente, cioè partecipavo a queste malefatte, ma non ero, diciamo, l'ideatore di queste, ma c'era invece, ad esempio, questo amico che è tuttora uno dei 3-4 amici più cari che ho, che si chiama Daniele, che era veramente geniale, cioè ha fatto delle cose straordinarie. Per cui noi passavamo, cioè, quando poi, dopo i 15-16 anni di sera, i nostri ci permettevano di uscire un paio d'ore, d'inverno soprattutto, passavamo tutte le sere al bar, per cui gli scherzi telefonici erano la parte preponderante, ma erano straordinarie. Mandavamo in giro la gente, ad esempio, descrivo questo poveretto che aveva questo orto dove tutti i momenti qualcuno andava a rubargli gli ortaggi, per cui una sera d'inverno, che tra l'altro pioveva, faceva un freddo bestiale, lui non aveva la macchina, aveva solo una motoretta. Prima lui è andato, questo Daniele, è andato a mettergli sull'entrata di questo orto, che aveva a 3 km da Cherasco, insomma, una scritta che praticamente vuol dire minchione. E poi gli ha fatto una telefonata imitando, perché poi lui conosceva gli amici di questo signore, ha imitato la voce di un suo amico e gli ha detto: "Guarda che ti stanno rubando dentro l'orto", per cui sto poveraccio a mezzanotte ha preso il famoso Califfo, che era quel motorino, e si è Sì, me lo lanciato. ricordo. Poi ovviamente dal bar ci siamo spostati dove abitava lui, che poi Cherasco è su una collina, per cui si è scaraventato giù
questa collina con la strada bagnata, un freddo bestiale per raggiungere a 3 km l'orto. E poi quando è arrivato là si è ritrovato questa scritta. Poi tutto il resto l'abbiamo poi saputo dopo, perché il papà di questo mio amico conosceva, era di quella frazione. E quindi cosa è successo? Questa arriva là, vede scritto minchione, capisce che è uno scherzo, allora va a suonare il campanello a quello che pensava fosse stato quello che l'aveva chiamato. E questo ovviamente era a dormire e non capiva questa. E quindi di lì è nata una baruffa pazzesca, ci hanno messo più di mezz'ora a capire che poi alla fine era uno scherzo. Cioè, facciamo di queste cose. Oppure, ad esempio, in una vacanza in Spagna c'erano degli olandesi che avevano affittato delle villette dove i posti erano 6 o 7 e noi eravamo una quindicina, quindi figurati il disastro che c'era. Sopra c'era una villetta dove c'erano degli olandesi assolutamente antipatici. E allora gli abbiamo svuotato la piscina, cioè siamo andati a comprare una gomma lunga 20 metri, ci siamo studiati il tutto, per cui una notte uno ha scavalcato, è andato a mettere la gomma dentro la piscina e poi da sotto abbiamo dovuto fare il vuoto, sai che devi succhiare, io non Eh so, sì. c'era uno che aveva, secondo me si è lussato le mandibole a forza di tirare, siamo riusciti a fare il vuoto. Tu dovevi vedere la faccia di questi qui al mattino, poi ovviamente abbiamo ritirato la gomma e al mattino questi qui sono usciti e guardavano la piscina era vuota. Insomma, facciamo di queste cose, oppure ci andavamo a infilare nei matrimoni che si facevano in giro per le Langhe, nei castelli, no? Facevano i matrimoni e noi cercavamo di imbucarci, ci vestivamo bene e poi si andava. Ogni tanto No, non funzionava un raccontare po'. tutto, non raccontare tutto, perché. Ogni tanto ci prendevano a mazzate, però vabbè, insomma, vabbè, ne abbiamo fatte molte. Non Cioè, raccontare tutto. Allora, è stata veniamo invece. una bella infanzia, cioè un'infanzia, un'adolescenza straordinaria, proprio bellissima. È anche divertente. Molto Ho divertente. letto le cose che. Le marachelle che avete combinato, ma penso che le abbiano fatte tutti più o meno, a Sì, quell'età io lì, non è che. devo dire che poi però io avevo il senso del limite, cioè nel senso che anche alle superiori il secondo anno è stata una strage, infatti 11 sono stati bocciati dalla mia classe e molti dei miei amici che erano con me sono stati appunto, hanno perso l'anno perché questa goliardia non riuscivano più a fermarla, per cui non studiavo. Io invece avevo senso, io avevo sempre questo senso del dovere, cioè avevo il limite, non andavo mai oltre, per cui la prima cosa era studiare, poi per carità, la parte del divertimento c'era, però mai, mai in eccesso, ed è sempre stato così. Certo. Allora, veniamo dopo invece a quella che è stata la tua vocazione, cioè il tuo lavoro è l'inizio di un'attività sempre più impegnativa e sempre più con responsabilità, Sì, fino a che, insomma. ma quello, allora io, come ho scritto anche, avevo un padre che era particolare, nel senso che ha avuto un'infanzia tremenda per via della guerra, per via della perdita della mamma, da piccolo, con 3 fratellini più piccoli, insomma, un'infanzia dura, un padre ammalato. Per cui lui da giovanissimo era andato apprendista barbiere, poi si era messo per conto suo, a 18 anni era già per conto suo, per cui manteneva i fratelli, per cui era una persona di poche parole, però estremamente saggio. Per cui ricordo che quando noi eravamo ragazzini, mi ricordo che lui diceva: bisogna lavorare perché non siamo ricchi, non possiamo permetterci di non lavorare. Però non importa cosa poi farete nella vita, l'unica cosa è quello che andrete a fare, cercate di farlo bene. E io ho sempre Certo. applicato quella regola lì. Per cui anche quando ho cominciato a fare il chirurgo, cioè mi accorgevo quando ero un giovane chirurgo, no?
Poi in un attimo conosci, ma non soltanto nell'ambito della chirurgia, anche gli ortopedici, gli otorini, insomma, tutto quello che fa parte della chirurgia in generale. Poi vedevi che c'erano dei colleghi decisamente bravi, altri che erano veramente scarsi, no? Che però si lanciavano a fare degli interventi, che poi gli esiti erano disastrosi. E io lì dicevo, ma io non farò mai così, no? Cioè, allora applicavo questa regola di mio padre, cioè non, a me non interessava di arrivare, cioè io mi ponevo sempre degli step, no? Cioè, Dei chirurgo inizia, traguardi. comincia a fare i piccoli interventi, fa le appendici, fa le ernie, poi comincia a fare gli interventi un po' più grandi, poi io a quel punto sono poi andato a lavorare alle Molinette, per cui questo reparto era un reparto prevalentemente oncologico, per cui si facevano con due sale operatorie al giorno, si facevano praticamente solo interventi su tumori. E quindi, diciamo, nell'ambito chirurgico, l'intervento più semplice dal punto di vista oncologico è il tumore del colon. Per cui ho cominciato anche lì a fare questi interventi. E anche lì applicando la stessa regola, cioè vediamo cosa succede. Se vanno bene, mi metto un altro obiettivo. E poi lì dal colon sono Certo. passato allo stomaco, e poi lì era un centro dove facevamo tantissimi interventi sulle neoplasie del pancreas, che è sicuramente il più difficile, più complicato intervento addominale. E anche Sì. lì il mio primario mi ha dato la possibilità di fare questi interventi. Anche lì ho detto provo e poi vedo. E poi le cose andavano bene, per cui io praticamente sono arrivato sempre con questa filosofia, no? Cioè, se mi rendevo conto, cioè se mi fossi reso conto di non essere in grado di fare una cosa, non l'avrei mai fatta. Cioè, non era un problema, no? Pur di non far del male alla gente, cioè, questo era l'obiettivo principale, era quello. Certo. Cioè. E invece, caso vuole che il buon Dio mi ha dato questo dono e sono arrivato a fare anche gli interventi più complicati. Questa è la mia carriera, insomma, è andata bene. E quindi per 20 anni hai Sì, fatto circa più o meno, 20 anni, insomma, hai fatto per circa 20 anni. sì. Allora, Davide, qua c'è una Dimmi. domanda di una. Eh? Dimmi, dimmi. Per circa 20 anni, no? Sì. No, allora c'è una domanda di Carlotta che chiede: qual è la genesi del volume? La Genesi? La genesi del volume, del libro. Come mai hai scritto questo libro? Perché ho scritto il libro? Sì. Ma ho scritto il libro, però ci vuole una mezza giornata per spiegare perché ho scritto il libro. Beh, bisogna dire che, allora, poi alla fine, diciamo, insomma, a un certo punto il mio primario è andato in pensione, io ho continuato a fare le stesse cose che facevo quando c'era lui per un anno, poi è arrivato un nuovo primario e poi mi è stato proposto di andare a fare il direttore di una chirurgia di un altro ospedale di Torino. Io ho accettato, sono andato via. Poi purtroppo, dopo pochi mesi che ero diventato primario in quell'ospedale, ho avuto un cancro molto avanzato al rene, sono stato operato. E gli oncologi che mi seguivano mi avevano chiesto di abbattere lo stress il più possibile, perché purtroppo questo tumore ha una relazione molto stretta con lo stress, e soprattutto nell'ottica di evitare la recidiva, perché se quel tumore del rene fosse recidivato, mi hanno detto non ci sono farmaci che possono curare la recidiva, per cui poi non c'è più nulla da fare.
Caso vuole che dopo 11 mesi io ho avuto le metastasi polmonari, per cui praticamente io sono nella condizione ormai quasi da 4 anni con delle metastasi polmonari. Ho fatto prima una cura sperimentale, poi ho fatto l'altro anno 9 mesi di chemioterapia. Adesso è da qualche mese che queste metastasi sono ferme. Io ho cambiato lavoro, ho dovuto lasciare il lavoro di chirurgo. Adesso lavoro in una struttura della regione che si occupa di, praticamente ha un ospedale da campo con una sala operatoria. Io mi sono occupato della parte della sala operatoria, però è un lavoro, diciamo, d'ufficio. Questo tutto per abbattere lo stress. E questo sicuramente ha provocato, anche se io ho accettato la malattia, non mi sono mai chiesto il perché è successo a me. E non ad altri, anche perché appunto in tutti quei 20 anni ho sempre cercato, ho curato tantissime persone, tantissimi giovani, e vedevo in questi giovani una grande forza, una grande dignità nell'accettare la malattia. Per cui quando è successo a me, banalmente ho detto, se non lo accetto la malattia vuol dire che tutti quei 20 anni sono buttati al vento, non ho imparato niente, no? Perché quelle erano delle grandi lezioni di vita da questi ragazzi. E quindi ho accettato. L'allontanamento dalla chirurgia mi ha fatto soffrire moltissimo e mi fa soffrire moltissimo ancora adesso. L'essere ammalato di cancro ed essere ammalato, io perché farei una distinzione tra gli ammalati di cancro che hanno una possibilità di guarigione e gli ammalati di cancro come me che sulla carta non hanno possibilità di guarigione, perché sulla carta non esiste farmaco che mi possa far guarire. C'è una differenza. Poi, come dico io, non ho quel velo di protezione che hanno le persone normali che hanno il cancro, che per carità sono informate, non esiste più una persona che ha il cancro che non sa di averlo, però le persone normali che fanno altri mestieri, io l'ho visto tantissime volte, cioè poi il cervello, no? La mente riesce in qualche modo a proteggerti, no? A cambiare un pochino, cioè noi vedevamo delle persone anche in fasi molto avanzate che perdevano il senso, no, reale della loro situazione, no? Dicevano adesso faccio un nuovo farmaco, ho questa speranza, cioè io questo non ce l'ho, io questo velo di protezione non ce l'ho, io so benissimo qual è il mio destino. Qual è il percorso del paziente oncologico e del paziente oncologico che non ha possibilità di cura. Quindi questo mi ha messo nelle condizioni di capire delle cose che pensavo di aver già capito quando ero il medico degli ammalati di cancro e in parte avevo acquisito, e poi quando sono diventato io un paziente ammalato di cancro, ho capito quello che normalmente la persona sana non potrà mai capire. E poi è nato anche il problema della relazione con le persone che ti stanno intorno, che ti sono vicine. E questo è un problema enorme. Perché anche lì io a quel punto vedevo comportamenti veramente molto strani, cose che prima, cioè io prima ricordavo che pazienti o amici di ammalati di cancro a volte venivano da noi, magari il paziente era sotto al primo piano dove c'era l'oncologia a fare la terapia, poi saliva a salutarci, ma in genere il parente veniva magari 10 minuti prima, disperato, a chiedere o a me o a chi c'era o al primario a raccontare com'era difficile gestire questo parente, questo amico, no? Perché dice non sappiamo come comportarci, come fare, no? E questo l'ho provato poi io sulla mia pelle, no? Una delle prime reazioni Certo. importanti è che una gran parte delle persone
che mi sono state vicine, che hanno lavorato con me per 20 anni, sono sparite. Ma questo non lo dico io, ma lo dicono moltissimi malati di cancro, no? Cioè, proprio molti, anche amici intimi, sono totalmente spariti. Io non li ho più sentiti da 4 anni a questa parte. E quelli che sono rimasti, effettivamente, hanno delle dinamiche veramente difficili da comprendere. Allora, mettendo insieme tutto questo, poi questa primavera è arrivato anche il lockdown, io sono stato messo forzatamente a riposo perché facendo la chemio, l'ASL era uscito un decreto ministeriale che imponeva ai lavoratori a rischio di stare a casa, quindi sono stato obbligato forzatamente a stare a casa e lì tutto quello che ho provato, capito dopo la malattia, tutte queste dinamiche stranissime che si erano create anche con le persone che mi erano vicine, hanno fatto un po' come fa la pentola a pressione, no? Cioè, mi sentivo proprio esplodere. Io sono sempre stato una persona molto riservata, per cui ad esempio a Cherasco, nel mio paese, praticamente nessuno sapeva della mia malattia, sono riuscito a tenerla nascosta, proprio perché io quando vado a Cherasco volevo, e quando ci vado adesso, vabbè, è uscito il libro, ma prima io volevo andare a Cherasco per trovare, un angolo tranquillo dove poter passare qualche ora, no? Certo. E non essere assillato dalla malattia o insomma. Insomma, tutte queste componenti e l'esperienza della malattia e anche le dinamiche che ho visto nascere nelle persone che mi stavano intorno, a un certo punto mi hanno così, mi sono sentito proprio questa spinta a dover scrivere qualcosa perché ritenevo che bisognava farlo, cioè che qualcuno doveva scrivere qualcosa. Quindi quando hai iniziato a scrivere questo Ma io ho libro? cominciato, non so, penso fine febbraio, ma in realtà erano, cioè, quando ho cominciato a stare a casa mandavo questi messaggi oceanici a Paola, a Carlotta, che è mia cugina, insomma, a diverse persone, e poi a un certo punto Paola mi ha detto, ma cioè, scrivi tutte queste cose, ma perché non butti giù, no? Non cerchi di magari scrivi un libro che possa servire agli ammalati, ma non solo agli ammalati, sai, Paola, noi parlavamo spesso, no, anche di queste dinamiche strane che c'erano con le persone che mi erano vicine, che mi facevano anche star male, e quindi a un certo punto l'ho buttato giù, ho cominciato dall'inizio, perché secondo me era giusto iniziare dall'inizio della mia vita, spiegare il perché io avevo fatto il chirurgo, spiegare come avevo fatto il chirurgo, cioè la filosofia che avevo sempre applicato nel mio mestiere, cioè non solo quella della sala operatoria e della prestazione sanitaria, ma anche di entrare in rapporto, cioè un livello superiore, no? Cercare di capire anche un po' le persone, spesso erano giovani, ammalati di cancro. Capire come potevano accettare essere così, perché veramente io ricordo moltissimi giovani accettare questa malattia, magari avevano quasi tutti figli piccoli, e quindi come potevano essere così sereni nell'accettare questa malattia. E allora, boh, nel libro Senti, senti, quando ti sei... ho cercato di spiegare questa cosa, spero. Quando ti sei avvicinato al mondo spirituale? No, il Diciamo, mondo quando hai spirituale. cominciato a guardare... Allora, rapidissimo, nel 2006 c'era un cugino che non vedevo da tantissimo tempo, che invitato a casa sua nella collina di Torino, lui era un operaio, però poi la figlia aveva sposato un impresario edile, aveva una bellissima casa in collina. E finiamo di mangiare, lui mi chiama,
e mi dice: ti devo raccontare una cosa che mi è successa nell'86, di 20 anni prima. Allora mi racconta che era stato operato alla prostata e a un certo punto, un giorno, dopo qualche giorno dall'intervento, lui ha avuto un arresto cardiaco e lui mi dice: io mi sono ritrovato sotto il soffitto e poi vedevo tutta questa gente che si affollava su un letto. No? E poi a un certo punto c'è stato un momento che queste persone si sono un po' aperte, io ho visto che quello nel letto ero io, però io ero sotto soffitto. E poi lui ha fatto il ragionamento più banale, ma il più importante di tutti. Lui mi diceva: cioè io mi rendevo conto che il corpo era là, ma io ero sotto il soffitto, cosciente. Ragionavo, pensavo, infatti poi a un certo punto ha pensato alla moglie e alla figlia che erano prima in stanza e lui si è ritrovato nel corridoio dove c'era la moglie e la figlia. Io francamente non avevo mai sentito niente del genere, per cui io devo dire, non ho raccolto questa testimonianza come la testimonianza di un pazzo, no? E poi sono andato a casa e inspiegabilmente, perché ancora adesso io non so il perché, non ho avuto la forza o lo stimolo ad andare a cercare. Poi nel 2006, insomma, c'era già internet, c'era il computer, avrei potuto documentarmi. Non ho avuto nessuna spinta per andare a indagare questa cosa. Quando sono stato operato nel 2017, sono arrivato a casa, dopo 4-5 giorni che ero a casa, in convalescenza, mi si è proprio accesa la lampadina e ho detto: ma quel mio cugino che cavolo mi aveva raccontato, no? E allora ho telefonato alla figlia, nel frattempo lui era morto da qualche anno, ho telefonato alla figlia per farmi rispiegare questa cosa. La figlia me l'ha rispiegato esattamente come il padre e allora ho cominciato su internet a cercare questi eventi, e quindi NDE. poi definiti NDE, ho letto tantissimo, poi ho letto anche pubblicazioni che sono sui nostri giornali internazionali di medicina, quindi voglio dire, non soltanto sui giornali o pubblicazioni su giornali normali, ma giornali assolutamente autorevoli, quindi lavori fatti da cardiologi, lavori fatti da anestesisti, che sono, diciamo, quelli dove più frequentemente le persone hanno gli arresti cardiaci e quindi possono attingere sui grandi numeri a persone che hanno, riferiscono poi su queste esperienze di premorte. E quindi poi ho comprato dei libri, insomma, è tutto dove andavo a leggere, tutti i libri che leggevo, italiani o anche non italiani, tradotti in italiano, alla fine trovavo sempre Paola Giovetti. Per cui ho detto: ma chi è sta Paola Giovetti? Allora ho cercato su internet, ho riconosciuto Onnipresente. quella gran bella donna che è la Paola Giovetti, che negli anni 80 faceva quella trasmissione che io vedevo, perché mi interessava così. Io mi ricordo ero a Torino al collegio universitario e di sera c'era questa trasmissione, la vedevamo tutti insieme. E quindi l'ho riconosciuta e allora le ho scritto una mail. Ho Eccola, trovato. eccola. Eccomi, eccomi. Ho Buonasera. trovato. Buonasera, ciao Michele, ciao Davide. Ah, Ciao. 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 Comunque, ho trovato la mail e le ho scritto una 4 righe, ma abbastanza banali, di riassunto, proprio un riassunto della mia vita, della mia situazione, pensando che poi avrebbe risposto chissà quando. Invece lei ha risposto subito. E di lì è nata questa amicizia, che però all'inizio era un'amicizia, la mia necessità era quella di confrontarmi con qualcuno che avesse avuto esperienze dirette, no? Perché io già credevo, cioè già nel senso io sono un San Tommaso, però quando leggo delle pubblicazioni di medici, anestesisti, cardiologi, Certo. leggo persone insomma, di un certo livello, posso usarlo il termine, cioè io non credo che si vadano a sputtanare, no? Così per diventare famosi, perché insomma, cioè, non è il massimo. Per cui, però ho detto, mi piacerebbe incontrare qualcuno, e ovviamente qualcuno serio,
con cui confrontarmi. E quindi la Paola Giovetti, che saltava fuori come i funghi da tutte le parti, ho detto proviamo a contattare lei, e lei si è resa Hai disponibile abboccato. e lei ha boccato. E quindi c'è stato questo incontro Fatale, c'è stato questo Lo incontro. facciamo raccontare Fatale. a lei l'incontro. Facciamolo raccontare a lei. Vai. No, lui ha detto che mi ha scritto una lettera banale, non era affatto banale, era una lettera alla quale non si poteva che rispondere, ok, ci sono. E quindi infatti gli ho risposto in questo senso. E poi ci siamo incontrati a metà strada, cioè a Milano, io sono a Modena e lui a Torino. Siamo incontrati lì ed è stato subito un bellissimo incontro, cioè come se ci conoscessimo da sempre, ecco, come si crea una confidenza con le cosa ridi? Ma rido, tu sai perché rido, poi magari lo spieghiamo. Se ci fanno stare fino a mezzanotte lo spieghiamo. Lo spieghiamo dopo, perché poi ci sono stati sviluppi molto particolari di questa storia che anche Michele li conosce. E quindi niente, ci siamo Certo. incontrati. Michele Davide era venuto con Carlotta, con sua cugina, per essere protetto da lei, che forse il primo incontro temeva fosse un impatto un po' complicato. Invece no, parlando seriamente, è stato un incontro facilissimo, come se ci conoscessimo da sempre, abbiamo parlato con molta facilità. Davide era molto interessato alle esperienze in punto di morte, sulle quali io ho fatto una lunga inchiesta, ho pubblicato due libri su questo tema, quindi Certo. era abbastanza ferrata su questo argomento, gli ho potuto fornire testimonianze di prima mano, racconti, eccetera. E poi era interessata anche alla medianità, e anche lì ho tante cose da raccontarle, perché ho avuto occasione di partecipare agli incontri di gruppi medianici molto particolari che adesso non sono più attivi, per esempio il Cerchio Firenze, per medium Roberto Setti, che era una persona specialissima. E poi Demofilo Fidani di Roma, che aveva dei fenomeni straordinari. Poi sono stata più volte da Gustavo Roll. Ho conosciuto il medium dell'entità di Napoli. Per chi conosce questi temi, sono nomi quasi mitici, questi che sto dicendo. Quindi li ho Certo. frequentati tutti. E Beh, anche poi per hai conosciuto anche, no, Swedenborg, quello della registrazione, no? dunque, ah no, Jürgensson. Jürgensson, Swedenborg. Allora, vabbè che ho qualche anno più di te, però Swedenborg è vissuto nel No, 600. no, è vero, Jürgensson. Non esageriamo. Jürgensson, sì, certo. Paola! Me la fa pesare questi Paola, ammetti tu... di lui. Magari l'hai conosciuto Oh, davvero. arrabbiati! Ma in un'altra volta, darsi tempo fa, in questa esistenza, cioè allora non c'ero, ecco, non abbiamo coinciso, le nostre vite non hanno coinciso. Invece con Jürgensson sì, anzi, dirò che il primo lavoro che ho fatto io in questo campo, il mio lavoro vero, è stato tradurre in italiano il libro di Jürgensson. Jürgensson, lo svedese, scriveva in tedesco perché lui era bilingue e riteneva che il tedesco fosse più diffuso, giustamente, dello svedese, e quindi tradusse questo libro. E poi venne in Italia, l'ho incontrato varie volte, è una persona fantastica, Jürgensson, è stato lo scopritore del fenomeno delle voci. Io ho conosciuto tanta gente, ecco, anche grazie all'attività giornalistica che ho svolto per tanto tempo. E quindi con Davide abbiamo cominciato a parlare di tutte queste cose, quindi lui aveva già letto tanto, non era un tabula rasa, diciamo, sapeva, e poi è uno intelligente che assorbe rapidamente, quindi non ci sono state difficoltà, si è orientato immediatamente. E sulla base di questo primo incontro, dopo poi abbiamo continuato a scriverci, telefonate, quindi, poi abbiamo cominciato anche a vederci e a fare anche qualche trasferta, diciamo, perché a un certo punto è venuta la curiosità, anche l'esigenza, diciamo, da parte di Davide Più che di conoscere un'esigenza, vabbè, io l'esigenza forse. di fare un'esperienza diretta, anche perché stava passando lui un periodo non facile, un po' di depressione. Ho avuto un tracollo. Io dal primo giorno che ho avuto il cancro fino al marzo, al 6 marzo di 2 anni fa, ho gestito la malattia senza praticamente nessun problema. Infatti, molti dei miei amici mi dicevano: ma cioè, mi sembra un extraterrestre, come se non avessi questo problema. E io mi sentivo veramente bene, cioè sentivo di gestire la malattia in maniera tranquilla. Da un giorno all'altro io sono caduto in un abisso spaventoso. Io non,
cioè, ma nel giro veramente di 12-24 ore. Cioè, una depressione, non so neanche se era una depressione, era il buio più completo, cioè ero inconsolabile, non c'era possibilità, io non riuscivo più a tirarmi fuori da quell'abisso dove ero finito. E allora a un certo punto, parlando con Paola, cioè parlando, ogni tanto facevo delle telefonate tremende a lei, a Carlotta, e non ho nessuna difficoltà a dirlo. Io non riuscivo più a sostenere quel macigno che era la malattia, ma non tanto per la malattia in sé, io non riuscivo più a trovare uno scopo della vita. E quindi avevo preparato una mia bella scatoletta con dei farmaci per eventualmente chiudere la partita. E devo dire, tante sere o con la scatoletta o come ho scritto anche nel libro, magari i miei figli e mia moglie andavano a dormire, io mi guardavo il balcone davanti e dicevo, cioè un attimo, o prendo le pastiglie o mi scaravento giù dal balcone e questa tortura, questa cosa, per questo abisso dove sono finito finisce perché io non ne potevo più. Però devo dire, non era di per sé la malattia o la paura di morire, assolutamente no. Anzi, io avevo acquisito queste cose che avevo letto, che poi anche Paola mi aveva confermato, e quello mi lasciavano sereno. Cioè io non riuscivo a trovare un senso alla vita, come riempire il tempo di quella vita. Per cui ho detto, cioè, io non riesco a uscirne. E allora parlando con Paola, lei ha detto, mi diceva, ma chissà, magari possiamo provare con qualche sensitivo. E allora lì mi è venuto in mente, ho detto, ma certo, io avessi ancora mio padre, sicuramente mio padre una mano potrebbe darmela. E allora abbiamo pensato, proviamo con i sensitivi, magari vediamo se riusciamo ad aprire un canale. E io, che non so, che sono un San Tommaso, però, cioè, sono andato fiducioso, ma ovviamente non, cioè, molto neutro, nel senso, vado e vedo cosa succede. Sì, infatti successe che quando Davide cade in questa depressione, noi ci conoscevamo appena da un paio di mesi, da poco tempo, quindi fino a quel momento avevamo avuto una relazione molto tranquilla, scambio di informazioni, e lui è anche molto ironico, qui ci siamo trovati anche da questo punto di Simpatici. vista, scherzavamo, molto simpatico, sì, Simpatici. veramente. Poi a un certo punto ha cambiato registro e non sapevo proprio neanche più come spiegarmela questa cosa, perché ci conoscevamo da poco tempo, quindi non avevo. E poi ho capito da queste telefonate che mi facevo, ho capito la situazione, e così è uscita fuori questa idea dei sensitivi per cercare di contattare il papà di Davide, che gli desse qualche. E così abbiamo fatto un programmino e siamo stati da 3 o 4 persone, a Bologna, Roma, Verona, poi al congresso di Cattolica, con le quali ha avuto dei riscontri importanti, cioè io queste persone, le persone che conoscevo io e dalle quali l'ho accompagnato, queste persone io non avevo detto niente di lui, se non che avevo un amico che avrei accompagnato e che aveva bisogno di un contatto, basta, non ho detto niente, non ho detto cosa faceva, zero. E invece sono uscite fuori delle cose molto precise, sia con riferimento a lui che con riferimento al padre che si è sempre presentato, con riferimento alla mamma di Carlotta, che Davide è morto da tanto tempo, dopo tanti anni di cure che Davide aveva curato, quindi lei è venuta come a ringraziarlo. I sensitivi non sapevano niente di tutte queste cose, quindi presso tutti ci sono stati dei riscontri molto precisi che insomma, gli hanno dato un certo tipo di forza, ecco, di conferma e anche di forza. E quindi credo che sia stato molto positivo questo Sì. incontro. Però per volta ne sei uscito. Direi Io che. ne sono uscito e poi lo dico sempre, l'ho anche scritto, io non sono mai andato a chiedere, cioè l'intento non era quello di chiedere una mediazione per la mia guarigione, perché lo ritengo una cosa ingiusta nei confronti di tutti gli altri, diciamo, chiamiamoli colleghi di cancro, di malattia.
Per cui ancora adesso io non, quando qualcuno mi dice mi raccomando, prega, dico guarda, fai una cosa, prega tu per me, io non prego, non chiedo assolutamente di guarire perché mi sembra un'ingiustizia, cioè poi non me la sento proprio, cioè non è giusto perché io sì devo guarire e tutti gli altri che magari sono anche meglio di me, no. Gli ho sempre fatto Se il discorso deve chiaro. succedere, succederà, ma non di certo. No, io sono andato soltanto per riuscire a capire il senso di questa vita, cioè qual era lo scopo di quella vita, cosa dovevo fare, perché probabilmente può darsi che il tempo, man mano che passava il tempo, la mancanza del mio lavoro, insomma, probabilmente c'erano diversi fattori che si sono incrociati, si sono incontrati, hanno fatto, vi ripeto, veramente nell'arco di poche ore. Io ho fatto il mio compleanno il 6 marzo con gli amici storici a Torino, ci siamo ubriacati, abbiamo fatto i pazzi. Il giorno dopo, nel pomeriggio, io ho avuto questo tracollo pazzesco. E quindi poi, appunto, con questa, devo dire, sono andato fiducioso ma normale, cioè sicuramente non mi hanno preso per il naso, cioè la parte medica, la parte scientifica c'era, nel senso che io non dicevo mai niente, lasciavo parlare queste persone e vi assicuro, mi hanno detto delle cose che sono impossibili, cioè non potevano sapere minimamente ma nulla di quello che mi hanno detto. Però devo dire che, e questo a chiudere il discorso, la cosa che mi ha lasciato veramente e ha fatto sì che anche questa esperienza con i sensitivi sia finita. Io poi sono sempre stato così, no? Cioè, sono sempre andato con un carattere che così va molto distinto, no? Cioè, non ci devo pensare molto, poi magari sbaglio, però lo faccio istintivamente. E cattolica è stata la fine, cioè io dopo pochi mesi di esperienze con questi sensitivi, ne abbiamo incontrati tre, mi pare, poi lì a cattolica, però cattolica ha decretato la fine di questa esperienza perché lì io ho incontrato, no, queste persone che erano prevalentemente genitori di ragazzi morti giovani o per malattia o per incidente. E lì io ero il medico, no? Io parlavo con queste persone e queste persone mi dicevano: io ho perso il figlio, incidente stradale, ho perso il figlio per la leucemia, insomma. Però mi dice, poi mi raccontavano: ah, tu sei un medico qui e là, e tutte mi dicevano: guarda, noi abbiamo passato chi 2, chi 3, chi 4 anni, come se non li avessimo vissuti nell'abisso anche loro, no? Dopo la morte del figlio. Siamo andati da psicologi, psichiatri, siamo andati i farmaci, abbiamo cambiato 1000 farmaci, cioè non c'era niente che potesse lenire quel dolore. L'unica cosa che ci ha dato, che ci ha fatto riprendere la voglia di vivere o comunque continuare a vivere e uscire da quell'abisso è stato l'incontro con i sensitivi, cioè l'incontro con tutte queste persone. Ricordo in particolare una ragazza giovane che aveva perso la figlia, che aveva 7, 8, 10 anni di leucemia, che mi diceva appunto quello: dice, io quando sono andato da questo sensitivo che mi ha detto le cose, i giocattoli che usava sempre mia figlia, cosa faceva qui e là. Cioè, io sono rinata, poi ovviamente lei mi diceva, rimane il dolore della perdita, ma è un'altra cosa, cioè io ho cominciato di nuovo a Certo. vivere, cioè sono rinata un'altra volta. E allora lì ho detto basta, cioè, è quello che mi avevano detto a me, ma ripeto, soprattutto incontrare persone che mi hanno raccontato queste vicende e io ero il medico. E di fronte a una cosa del genere, mi spiaceva per i colleghi psichiatri, però cioè, hanno vinto i sensitivi, non c'è niente da fare. Forse bisogna aggiungere, dare
spiegare cos'è cattolica, perché per noi è una cosa Sì. normale. Cattolica è un Da tre congresso giorni di che cattolica. si tiene da tanti anni, da più di 30 anni, proprio in questa città, e che riunisce, come ha detto Davide, genitori che hanno perso i figli. Io sono uno degli organizzatori e invitiamo sempre, oltre a conferenzieri che parlano di tante cose dal punto di vista teorico, delle ricerche che vengano fatte in tema di sopravvivenza, perché la ricerca psichica ha molte frecce a favore dell'ipotesi che la vita non finisca con la morte, ci sono tanti fenomeni che la suggeriscono, quindi si parla di tutte queste cose, di temi spirituali. E poi abbiamo anche dei sensitivi seri, molto bene, che vengono gratuitamente, sono a disposizione soprattutto dei genitori che hanno perso i figli. Sono anche altre persone interessate alle tematiche spirituali in generale, e per i genitori ci sono queste possibilità di incontro con i sensitivi, e loro vengano, sensitivi che li confortano in vario modo, perché ognuno ha la sua meccanica. C'è chi vede, la persona la descrive, c'è chi scrive, c'è chi ha delle sensazioni. Ognuno ha la sua metodica, chi registra, anche col registratore. Tu, Davide, sei andato Sì, là, sì, sì. chiaramente hai registrato per te la voce di tuo padre, l'hai sentito, Sì. le stesse cose in fondo che erano detto gli altri sensitivi in condizioni precedenti. Quindi non c'è stata differenza, insomma, tra i concetti che ti hanno espresso gli uni e gli altri, insomma, sono andati sulla stessa linea, ecco. E questo è anche importante, perché se uno si contraddicono, uno dice una cosa, uno dice un'altra, uno viene colto magari da dubbi. Invece, quando tre persone diversissime, in tempi diversi, in situazioni diverse, ti dicano più o meno le stesse cose, ti descrivano il padre nello stesso modo, fanno No, a me ha discorsi, sempre detto le stesse cose. A me ha infatti, sempre detto le stesse cose. stesse Cioè, cose, è tutte le importante. volte arrivava l'omino che una volta era seduto su una sedia davanti a grandi specchi, ed era il barbiere e si chiamava Giovanni. La volta dopo era quella che faceva il filo con questa sensitiva che diceva: no, lei è troppo giovane, non se lo ricorda. E faceva questo movimento, dice: no, questo è il movimento che facevano una volta i barbieri che facevano il filo ai rasoi. Io zitto, ma dopo un po' gli ho detto: beh, io quell'affare lì me lo ricordo da bambino, mio padre era un barbiere. Cioè, e poi Certo. regolarmente dopo un po' arrivava una donna bionda, una bella donna bionda che ringraziava, mi ringraziava sempre per quello che avevo fatto per lei ed era regolarmente, dopo un po' diceva: mi chiamo Francesca ed è la mamma di Carlotta. Cioè, io non so, cioè, più di così. Sì, poi anche le cose che mi hai Sì, raccontato beh, poi sono cose, tante cose cosa. molto personali che Sì, beh, certo. devono stare tali. Però ho detto cose che ho dato per acquisite, insomma, la prova che ci sono ancora, ecco, che ti stanno vicini e che ti seguono. Io, diciamo, nella mia lunga frequentazione di questo campo, non ho mai chiesto niente per me, perché grazie a Dio non ho avuto disastri familiari o problemi personali, quindi per me non ho mai chiesto niente. Però in qualche modo qualche cosa è arrivato spontaneamente, quindi tanto più gradito e apprezzabile. E quindi ho convalidato anch'io le ricerche, che ho sempre affrettato personalmente per spirito di conoscenza, non per un lutto particolare. E quindi sono molto contenta, devo dire, che questi incontri che abbiamo fatto con Davide siano stati positivi e abbiano dato un risultato. E probabilmente anche questo, anche queste certezze acquisite, anche questa maggiore fiducia, ha contribuito alla decisione di scrivere un libro per raccontare anche queste cose, oltre a tutto il tuo iter, il significato della malattia. Io vedo in questo libro anche un aspetto importante, cioè spiegare com'è la vita di una persona che si ammala e quello che questa persona può aspettarsi da chi gli sta vicino. Cioè, Davide diceva prima, persone che si sono allontanate, che sono sparite, che non hanno un comportamento naturale, spontaneo. Ecco, questo è una lezione da tenere presente, perché prima o poi nella vita capita a tutti, o di ammalarsi o di stare vicino a delle persone ammalate. Quindi avere un rapporto sano, armonico con queste persone è di fondamentale importanza. E poi ognuno di noi può, chiaramente, non si augura a nessuno, però può capitare a tutti di trovarsi in situazioni difficili per tanti motivi, non solo per la malattia. Però
per motivi di sofferenze diverse, per lutti, per dolori, per fallimenti, c'è tanti motivi di tristezza al mondo. Allora avere vicino Certo. persone che ti capiscano, che hanno e che non si allontanano per timore. Io capisco che può essere per una sorta di pudore, per la sensazione di non essere all'altezza, di non essere in grado, però bisogna superarlo questo fatto, bisogna superarlo e andare oltre, ed essere vicino comunque alle persone che hanno bisogno, soprattutto se sono persone che ti sono vicine, quindi non ti puoi allontanare, ecco, devi restare al tuo posto in E queste quindi situazioni. cosa devono fare le persone vicine agli ammalati di cancro, ma poi di malattie? Ci sono delle malattie che non sono neoplastiche, sono malattie anche gravi, come può essere la SLA, malattie neurologiche, ci sono un sacco di altre malattie, non è che solo il cancro è una malattia grave. Cosa devono fare il segreto diciamo, dell'assistente al malato grave? Cosa deve fare? Essere Deve fantastico. comportarsi esattamente in modo normale, mentre invece si scatena, ma io ve lo assicuro, cioè, poi mi spiace tutte le volte doverlo dire, alcuni miei colleghi che hanno vissuto nel campo oncologico per 40 anni hanno gestito gli ammalati tenendo conto delle statistiche della prognosi. La prognosi è l'aspettativa, cosa ti aspetti da quella malattia in base alla stadiazione che dai a quella malattia, no? Ma tutti i medici Certo. che si occupano di cancro, no? Oppure anche di altre malattie, voglio dire, un diabetico grave, ci sono delle statistiche che dicono che magari non arriva fino a 90 anni, perché ci sono un sacco di complicanze cardiologiche, neurologiche, insomma, tutte queste cose. Per cui noi medici viviamo orientandoci con le statistiche. Allora, quando tu ti confronti con amici carissimi che tu hai visto gestire centinaia di ammalati di cancro basandosi sulle statistiche, e poi quando si confrontano con te ti dicono: no, vabbè, ma lascia perdere la statistica. Ma guarirai di sicuro, oppure vedrai il prossimo anno uscirà il farmaco che guarirà la tua malattia, cioè dici c'è qualcosa che non va, questi mi prendono per i fondelli. Cioè, io poi mi arrabbio, nel senso che io voglio starci nella malattia, cioè non posso star fuori dalla malattia, perché se io entro in questa bolla, no, come le bolle speculative, che poi in realtà sono fatte di niente, cioè io crollo, nel senso che se io vivessi in una realtà virtuale, cioè della guarigione sicura, mi metto in una condizione pericolosa, cioè nel momento in cui l'ennesima TAC che faccio ogni 3 mesi magari mi dice: guarda, la malattia è esplosa, cioè io non aspetto di morire, prendo il balcone e mi tiro giù. No, allora preferisco stare con i piedi per terra, sapere benissimo qual è il mio destino, e poi sperare che le cose possano andare o comunque cronicizzarsi e andare il più in là possibile. Però voglio stare nella malattia, cioè non posso starne fuori. Però succede quello, cioè che chi ti sta vicino spesse volte entra in questa, in que cioè quest'ansia, no? E poi il sano, quello che io definisco il mondo dei sani, no? Penso sia un poi, vabbè, tu Michele, sei uno psicologo, lo saprai meglio di me, no? Probabilmente è la società di oggi che ci obbliga, no? Che ci porta dei modelli di perfezione, no? Devono essere tutti belli, tutti sani, tutti Certo. perfetti, no? Per cui l'ammalato, e allora il sano tende a dire non accettare la morte, no? Tu guardi la televisione, vedi dei film dove ammazzano uomini e donne, bambini come mosche, poi però no, in televisione non si parla mai della morte, no? E così succede un po' negli amici, comunque è successo a me, che dei carissimi amici, cioè, negano questa cosa, probabilmente hanno più ansia loro della mia morte di quella che ho io, no? Per cui invece la gente che ti sta vicino deve essere serena, deve comportarsi esattamente com'è, cioè ti deve trattare come una persona normale. Poi sarà l'ammalato, se ha bisogno di chiederti qualcosa di sfogarsi, ha bisogno, no, lo fa l'ammalato, non c'è bisogno Certo. io poi non ne Ma parlo guarda, praticamente mai.
Ma volevo dire Io mi che permetto di stare fare. Prego, vicino prego. a Davide non è di un piccolo inciso. Stare vicino a Davide, a parte che io non sto vicino perché sto lontana, ma comunque ci sentiamo. Meno Purtroppo. male. No, vabbè. No, vuol dire che sta vicino a lui, non è difficile, perché lui non è triste, non è una persona No. angosciosa. Eh? Beh, io ho dei momenti, ho delle flessioni, ragazzi, io non Aspetta, sono, hai delle ho delle flessioni, flessioni anche hai dei decise, comprensibili, però però io le ti dico. flessioni non sono mai legate alla malattia, cioè le mie flessioni sono più legate, purtroppo lo devo dire, ed è una cosa forse anche brutta da dire, sono flessioni legate al mondo che io non ho più, cioè chi legge il libro capisce che io sono chirurgo a 7-8 anni. Per cui è tutta la mia vita. Poi è ovvio che ho dei figli e io non mi posso permettere di andarmene così presto perché sono ancora dei ragazzini. Però, lasciato da parte quel problema lì, cioè io soffro per quello che non ho più per il mio lavoro. E purtroppo questo a volte mi dà delle flessioni anche importanti. Ma non per i gradi che ho perso o per il potere che ho perso, non me ne hai fregato una pippa di niente, non me ne frega niente. È difficile, a volte è difficile, non è che io sono sempre Certo. in ottima forma. Ma volevo dire, prima mi veniva in mente una cosa mentre parlavi tu, Davide, in particolare. In realtà la gente non ha solo paura della malattia, ma ha paura dei cambiamenti, cioè quando qualcuno cambia in modo repentino e soprattutto importante, le persone hanno paura. Io ho più sentore che sia anche quello, che ci sia anche quello dentro, cioè vedere una persona che cambia completamente. E questo lo vediamo continuamente. Guarda quello lì come si è ridotto, ha perso il lavoro, guarda come è finito in povertà, oddio mio, chissà che cosa gli è successo. Cioè le persone hanno paura di quando vedono che qualcuno cambia intorno a lui. È così? Ma non lo so, io le sbornie che prendevo prima di essere ammalato continuo a prenderle adesso. Ero un cazzone prima, al di là della serietà, il lavoro, io sono, lo dico serenamente, sono sempre stato un medico molto serio, ma al di fuori del lavoro sono sempre stato, posso dirlo, un cazzone. E penso di essere un cazzone ancora adesso, nel senso che non perdo l'occasione quando arriva di dare il meglio di me. Quest'estate, ad esempio, abbiamo fatto un 3 giorni in Versilia e devo dire, andavamo a ciclo continuo, mattino sera, sempre ubriachi. Per cui voglio dire, non, cioè io non ritengo di essere cambiato, cioè, secondo me sono gli altri che si. Poi è ovvio che quando facevo la chemio ero cambiato perché ero dimagrito. Vabbè, non stavo in piedi, mi attaccavo ai muri, cercavo di, insomma, di fare quello che potevo. E certo che allora non andavo a ubriacarmi, non andavo a fare lezioni con gli amici, però al di là di quei momenti difficili lì. Poi comunque sì, è vero, ci sono persone. Il problema, sai qual è, Michele? È che io mi reputo una persona fortunata perché, questo io non lo so perché, forse l'esperienza che ho avuto con tutti quegli ammalati prima e soprattutto con gli ammalati giovani di cancro, può darsi. Io mi sono incanalato, no? Nel canale giusto, cioè non sono finito nella disperazione. Purtroppo, anche se io dovrei essere forse più propenso a essere disperato degli altri perché conosco alla perfezione tutta la storia naturale della mia malattia, mentre invece. Sai, quello che fa il fabbro, il tabaccaio, beh, sì, sa di avere il cancro, però non ha neanche una minimamente idea di quello che poi succede realmente man mano che vai Certo. avanti con la malattia. Io penso di essere fortunato, non lo so, non so quale sia il motivo, però ho preso la strada giusta. Se non prendi quella strada lì, è la disperazione, è la follia, cioè non.
E quindi cerco di sopravvivere, però ripeto, ci sono degli alti e bassi, quelli ci sono, però ho imparato, no? C'è Dopo infatti quattro una anni, domanda. poi alla fine guarda, poi tu lo sai meglio di me, cioè l'uomo si adatta a tutto, no? Ti tagliano una gamba, i primi 2 anni tiri madonne dal mattino alla sera, poi alla fine quello che non c'ha più la gamba c'ha l'arto. Quello bionico, come si dice, lo vedi che corre, oppure quello che è cieco, se tu vai dopo 2 mesi ti manda a quel paese, se vai dopo 3 anni te lo ritrovi per strada con il cane, anzi ti dice: guarda, sentivo che stavi arrivando, no? Io ho incontrato dei ciechi che mi dicevano: no, ieri ho visto qui e là, e lui diceva: no, ho visto. E loro mi dicevano: no, io non vedo più, però ho la percezione che è così, cioè, quindi alla fine ci si adatta, no? E ti adatti anche al cancro, cioè alla fine, però mi rendo conto che sono fortunato, no? Cioè, Senti, a proposito. se scopro qual è la pozione magica che ho preso, me la metto in commercio. Ok, senti, c'è una domanda di Carlotta che ti Ma chiede: quali insegnamenti hai tratto dalle esperienze spirituali medianiche fatte di recente con l'affiancamento di Paola? Quali Carlotta, perché fa sono gli queste domande? insegnamenti? Perché Carlotta fa queste Carlotta. domande? Ma Carlotta lo sa benissimo quali sono gli Vuole che insegnamenti. tu lo dica, vuole. Vabbè, io. Io ho una serenità. Allora, c'è la parte della vita sulla terra, no? Questa qui che purtroppo e poi gli amanti di cancro, no? Perché poi una riflessione che ogni tanto mi viene da fare, l'ho anche scritta, no? Cioè, quando uno si ammala di cancro e poi si ammala di cancro in maniera anche grave come sono io, il cervello, no? A un certo punto ti dice: vabbè, diciamo che tu sei in credito con la vita, perché insomma ti sei preso una bella legnata, e invece non è così. Cioè, continuano ad arrivare, no? Le legnate come arrivano a tutti, no? Cioè, non è che perché hai il cancro poi la vita ti dice: vabbè, la legnata l'hai presa, no, arrivano anche altre cose. No, per cui non necessariamente poi il resto funziona bene, no? Hai anche altri problemi che si accavallano al problema del cancro, e quindi insomma può essere una roba molto difficile da gestire. Però l'insegnamento è quello, cioè io se da queste esperienze che ho fatto e con i sensitivi, poi conoscendo Paola, parlando con Paola, io sono convinto. Poi anche con questo racconto di questo cugino che esiste sicuramente un dopo, che sicuramente c'è una realtà che al più è nascosta perché la materia ha un potere enorme, no? Cioè è difficile riuscire a immaginare un qualcosa che non riesce a vedere, che non riesce a toccare. Io da tutta questa vicenda sicuramente sono convinto, sono certo, ma sono assolutamente certo che non finisce un bel niente qua, anzi, questo è un frammento piccolo, microscopico di un'esistenza che è possibile ci sia già stata e che continuerà sicuramente. Io non ho dubbi perché. Sentendo il racconto di quell'uomo, di quel mio cugino, cioè non lascia dubbi, ma poi ho anche un altro racconto di un amico di Carasco che mi ha fatto non tanto tempo fa, che la persona che gli aveva, il fabbro che gli aveva fatto dei lavori nel negozio, aveva avuto delle esperienze del genere, cioè, e questo era un fabbro, ma serenamente gli raccontava che lui entrava e usciva dal corpo, senza Certo. problemi. Cioè, voglio dire,
non esiste, no? Poi vabbè, lasciamo perdere Davide. la fisica quantistica, che No, no. poi ci buttiamo, no, però no, io in quello ho veramente una grandissima serenità, cioè sono sicuro che ci aspetta un bel tempo. Senti, nel tuo libro, tu fra l'altro hai raccontato di aver letto il libro di Raymond Moody, no? Proprio sull'esperienza di premorte, vabbè, oltre ovviamente avere parlato e sapendo le ricerche che ha fatto. È il primo libro che ho letto. Esatto, cioè la vita, la luce oltre la vita, che poi, vabbè, oltre ai libri di Paola, insomma, in qualche modo documentano, però dalla viva voce di un medico che ha fatto una ricerca. Quindi un tuo collega, insomma. Quindi è stata un'esperienza importante anche questo libro, come primo libro. Che cosa ti ha aperto nella mente? Ma io non lo so, cioè più che... Ma questo, sai, non è... io più che tutto ho raccontato. Cioè, questo libro, come dicevo prima, è stato scritto perché a un certo punto, forse tenere tutta questa cosa dentro cominciava a darmi fastidio, avevo bisogno, no? Mi sentivo proprio come la pentola a pressione che deve esplodere. E Certo. forse il bisogno di condividere le cose che ho scoperto, perché prima le avevo lette, poi le ho scoperte, le ho provate. E devo dire, da questo punto di vista, no? Ci sono due situazioni, no? Di come poi praticamente tu scrivi un libro e dici: qual è l'obiettivo di questo libro? Allora, il primo è che per gli ammalati di cancro, di malattie, leggere un libro del genere, io penso possa servire. Poi può servire anche ai sani, no? Certo. Non più in là di qualche giorno fa, no? E tra l'altro ho visto prima che ha scritto, dovrebbe esserci anche in linea, una mia amica Mara, che si è sempre professata atea, no? E dopo aver letto questo libro mi ha detto, infatti, mi ha detto, ma sai, io sono sempre stata un'atea, però, allora, giustamente lei dice, io ti conosco da sempre, sei una persona seria, e un'altra persona, tra l'altro anche di Carasco, una ragazza più giovane, però mi ha scritto le stesse cose, mi ha detto, io ti conosco, sei una persona seria. Ci siamo sempre fidati di te ogni volta che c'era un problema, eh? Quindi non, cioè, non sei, insomma, quello che viene preso per il naso, no? Poi non vai a scrivere delle cose per, come si dice, sputtanarti, no? Ma per quale motivo? Cioè, se non fossero state delle cose dove tu realmente hai trovato qualcosa di veramente eccezionale, non l'avresti mai scritte. E quindi, cioè, queste due persone che si sono sempre definite atee mi hanno detto: ma adesso cominciamo a comprare i libri. Tra l'altro, la Giovetti probabilmente guadagnerà anche qualche soldino perché sono libri della Giovetti. E mi hanno detto: cominciamo a leggere queste cose, no? Quindi, secondo me, è un altro degli obiettivi di questo libro, cioè. Adesso chi mi conosce è più facile, nel senso che sanno che non sono una persona seria, ho fatto quelle esperienze, ma anche per chi non mi conosce, voglio dire, un medico che bene o male ha fatto la sua carriera, a un certo punto esce con un libro, beh, non c'è motivo, a 58 anni, quasi 58 anni, no, di far uscire un libro, scrivere delle quattro cazzate, no? Per muovere un po' l'ambiente, no? Per farsi un po' di pubblicità. Cioè, voglio dire, a parte che io ho sempre viaggiato sotto traccia, ho sempre cercato di fare la mia vita senza grandi clamori, e quindi non vedo perché a quasi 60 anni mi devo andare a
come si dice, a sputtanare la reputazione per delle cose in cui non credo. Certo. Fra l'altro, tu lo sai meglio di me, i libri che sono stati scritti sulle esperienze in punto di morte, ora parliamo di questo, sono stati Ma scritti scusa, scusa, da medici. leggo che Mara scrive: sono ancora atea, ma sono curiosa. L'ho visto, sì. Questo è già un bel passaggio. Questo è il primo passo molto Ma intelligente, infatti, la curiosità. non mi La curiosità. ricordo più chi diceva, non so se la Kübler-Ross o qualcun altro che diceva: io vi aspetterò quando arriverete, soprattutto agli atei e quelli che la contestavano, no? E poi quando arriverete anche voi e mi troverete lì, vi renderete conto di tutto, che tutto quello che ho detto era tutto vero. Kübler-Ross, Davide, credo di avertelo raccontato. Io l'ho conosciuta, che fu C'è anche insegnante. l'Alessandra, eh? Ah, Sì. c'è anche Alessandra, eccola qua. Ciao, come hai Il libro è fatto? stato una rivelazione. Lei è l'altra fanciulla atea. L'abbate, Ci ci sono sono tutte e due. tutte e due, ben arrivati. eh. Che No, carino, io bene. voglio raccontarti della Kübler-Ross, che era una donnina piccolina, magrolina. Io la conobbi a Heidelberg, a un congresso, una grande conferenza che lei tenne per i medici, e mi invitarono anche me perché qualcosa delle mie ricerche era stato pubblicato in Germania, quindi io sono andata e l'ho ascoltata parlare. E avevo un'energia, una forza pazzesca, una forza di convincimento. Mi sembra proprio ancora di sentirla dire, lei parlava in tedesco, diceva "Ich glaube nicht, ich weiß", in quel modo che hanno i tedeschi, lei è svizzera tedesca, cioè io non credo, io so, proprio con una sicurezza, mi sembra sia impressione sentirla dire. Le diceva, ma lei crede veramente tutte queste cose? Io non credo, io so. E queste sono le stesse cose, se qualcuno ha voglia di andare a vedere, di Carl Gustav Jung, la sua ultima intervista, basta digitare, ultimamente su internet, ultima intervista di Carl Gustav Jung, lui parla in inglese perché era intervistato da un giornalista inglese, e anche lui dice la stessa cosa, I don't believe, I know, io non credo, I know, io so. Io so. Entrambi sono giunti a dei convincimenti totali, anche Jung ha avuto un'esperienza fuori dal corpo, un'esperienza in punto di morte durante un infarto, quindi lui raccontava con cognizione di causa. Ci sono delle esperienze bellissime proprio da questo punto di vista. E poi, come accennavo prima, la maggioranza dei libri scritti su questi temi sono stati scritti da medici, dottor Moody, Kübler-Ross era Sì, psichiatra. infatti. Conosco altre ricerche fatte da americani che non sono state tradotte in italiano. Vabbè, ma Pim van Lommel, un cardiologo famoso in Olanda, e Sten Parnia, che è il primario di rianimazione di uno degli ospedali più importanti di New York, cioè non va a sputtanarsi in tutto il No. mondo per raccontare delle... No, ma poi ragazzi, cioè, poi la Giovetti... No, io non sono un medico, io non mi No, tolgo. no, no, nel senso che tu ci hai parlato, io ho parlato con una sola persona, No, io però parlo vi assicuro che sentir raccontare da una persona, da una persona che poi è un operaio di 80 anni, colto nel senso che era poi uno, cioè, che leggeva, ma non era uno scienziato, voglio dire, che non aveva idea nell'86 di cosa fosse però ha fatto banalmente il ragionamento più semplice del mondo, dice: ma se il corpo è là e io sono sotto soffitto, qui c'è Vuol dire qualcosa che non due funziona. cose separate. E quello che sta sul soffitto, perché in genere stanno lì, quando si separano dal corpo, Cioè, soprattutto in ragazzi, se condizioni poco. di incidente, eccetera, questo quid, questa entità si separa dal corpo, sta al di sopra, vede tutto. E questa entità separata dal corpo è portatrice di tutto quello che ci rende esseri umani veramente, cioè la memoria, la volontà, l'amore, i sentimenti. Tutto resta lì e il corpo viene avvertito con un certo disagio, cioè come un vestito smesso, come una conchiglia vuota. Io ho sentito fare i paragoni più incredibili, una corteccia, qualche cosa che si abbandona. Qualcuno dice, provavo un certo affetto per questo qui, che questo corpo, però non provo più nessun attaccamento, un certo affetto nel senso che c'è tenerezza, ecco, però io adesso ero fuori. Ho letto, io ho parlato con tante persone, veramente. Quando senti queste descrizioni, anche da persone come dicevi tu, Davide, semplicissime, perché i primi casi che ho raccolto sono dei primi anni 80, quindi Figurati. prima, quindi allora se ne parlava molto poco, era uscito il libro di Moody, ma basta.
quanti l'avevano Cioè, vabbè, ma letto. che figurati, chi è che andava a comprare? La maggioranza delle La prima persone versione. fece la prima versione, la prima versione dei primi anni Ottanta. Io feci delle notizie sui giornali, cioè mi fecero invece fare delle interviste dicendo che facevo questa inchiesta e che chiedevo testimonianze. Me ne sono arrivate centinaia di testimonianze, perché allora era una cosa che faceva tanto scalpore. E molte lettere mi dicevano: che bello poterne parlare con qualcuno che ci crede e che non ci ritiene dei visionari come è stato fino a questo momento, perché anche i medici non ne sapevano niente per lo più. Quindi Certo. oppure andavano a parlare col sacerdote, oppure andavano a parlare con lo psicologo, e in più non ne sapevano niente. E quindi avevano smesso di parlarne perché erano ritenuti dei visionari. E trovare qualcuno che invece li ascoltava con attenzione è stato anche per loro un conforto, cioè sapere di non essere soli. Questo anche, non sono solo io che ho vissuto questo, sono tanti altri che l'hanno vissuto, quindi è un'esperienza comune. Io ne puoi trarre la conclusione che quando verrà il nostro momento, il cammino sarà quello. Ci troveremo fuori dal nostro soma, dal nostro corpo, misureremo tutto quello che c'è intorno, ci renderemo conto di quello che avviene, però nel contempo prenderemo contatto con una dimensione diversa e superiore alla nostra. Come poi continui il discorso non lo sappiamo perché sono esperienze che durano un attimo, sono secondi di vissuto, però quanto basta, ecco, quanto basta per darci la fiducia del poi, quanto basta. Certo. La sensazione Allora, della luce e dell'amore, ecco, questi sono i portati più forti e comuni a tutti. Davide, Paola, io vi ringrazio. È stata una bellissima, un bellissimo incontro, piacevole, davvero un tema importante e soprattutto affrontato con una dose di saggezza e anche di profondità, perché naturalmente fa vedere anche, come avete detto adesso, insomma, quella che è quella dimensione spirituale di noi che guarda ovviamente anche al senso della vita, insomma, no? Cioè, se questo deve avvenire, perché siamo qua? Questa è la domanda che ci poniamo un po' tutti, no? E l'idea di dare anche un senso al dopo. Forse è la cosa più, come dire, più importante. E come dicevi tu prima, Davide, probabilmente siamo qui, questo è soltanto un piccolo battito di ali di una farfalla che poi continua il suo percorso. Dobbiamo E niente. vivere bene però questo piccolo battito di ali, eh? Se vogliamo tornare dall'altra dimensione come si deve, Certo. diciamo esprimerci al massimo, vivere nel modo migliore possibile, tirar fuori tutte le nostre potenzialità, insomma, vivere veramente, ecco, non lasciarci vivere, in qualunque condizione siamo. Questo E è il questa è la punto. testimonianza di Davide stasera, no? Altro Sì, che. c'è la parte alla fine del libro, no? Cioè che poi ci sono dei momenti in cui questa cosa io la sento veramente tanto, no? Cioè che ogni tanto penso alla mia vita e penso che, no, faccio finta che sia un film. E lo vedo come un film straordinario, no? Ma non perché la mia vita è stata una roba straordinaria, no? Lo dicevo qualche giorno fa, dicevo, se noi siamo abituati a vedere, a leggere i libri, non so, dei grandi calciatori, degli attori, le vite di queste persone importanti, no? Certo, siamo colpiti, no? Dai divi del cinema, dello sport, però voi pensate la storia, no? Se qualcuno scrivesse la storia di un manovale che magari fa due lavori perché ha dei figli in gamba, che ha voglia di studiare e fa due lavori per cercare di farli di mantenerli, di farli studiare, questi ragazzi magari si fanno l'università, diventano qualcuno. Cioè, se voi scrivete la storia di questo manovale, non è straordinaria come la storia del grande calciatore, del grande attore. Cioè, tutte le vite, secondo me, se noi le leggiamo, no, guardandole dal punto di vista Certo. giusto, cioè, la vicenda dell'uomo, cioè la storia dell'uomo
sulla Terra è di per sé una cosa straordinaria. E chi si trova nella mia condizione riesce a vederla molto di più, forse, di chi invece magari è ancora in quello che io dico il frullatore, no? Che è il mondo dei sani. Certo. Bisogna solo Beh, allora, fermarsi ogni tanto e pensarci. Però sono questo non è contento solo. che ci sono le due amiche, Mara e Sì, tutte e due. due anche, le due. Hanno confermato la loro posizione. Comunque, Jung, L'hanno confermata. a un certo punto Jung, no? Quella è una cosa bellissima, dice: il potere della materia è talmente forte, no? Che riesce a rendere reale ciò che probabilmente è irreale. Lo stesso Einstein, alla fine della sua vita, a un certo punto, disse: io ho quasi la certezza che quello che noi abbiamo qui, la nostra vita, sia il sogno, e invece il sogno, diciamo, l'altra parte sia la vita reale. Allora, se io Certo. penso a quando mi è successo ed ero un giovane di bottega, come si dice, quella sera fatidica all'ospedale di Savigliano, che c'era questa signora in pronto soccorso che non aveva tranne un piccolo svenimento, niente di particolare. Io l'ho visitata e non ho trovato nulla. Sono andato per andarmi a riposare, non sono riuscito a mettere la chiave nella toppa. E vi assicuro, oggi l'ho raccontato per l'ennesima volta mia cugina, ho acceso, c'erano le luci di servizio, ho acceso tutte le luci, perché dicevo, probabilmente non c'entro la buca della. E io mettevo la chiave, la avvicinavo alla toppa e non riuscivo a metterla dentro, come se ci fosse una mano che me la tirasse indietro. Certo. E non sono riuscito a metterla. E quando io penso a quello, mi viene la pelle d'oca e non riesco ancora adesso a capire qual era quella forza che mi teneva la mano. Poi si è accesa come la lampadina. E io non avevo nessuna indicazione che mi potesse guidare a capire che quella donna aveva un aneurisma. Però io, come se avessi letto aneurisma rotto, sono partito, sono andato sotto, ho messo l'ecografo, diagnosi, e l'ho mandata a farsi operare a Cuneo e l'abbiamo salvata. Però io non ci ho messo niente di mio. Allora, quella cosa lì cos'è? No? Poi io non ci ho mai più pensato, nel senso che, cioè, per me, anche questa cosa adesso dell'oltre, no? Di queste esperienze dei sensitivi, cioè io non ne sono diventato un invasato, cioè non è che vado in giro a raccontare, cioè, dovete convertirvi, dovete, no, cioè è così. Ognuno, come dice giustamente il nostro amico Pierpaolo che ha fatto la prefazione, ognuno deve leggerla e vederla a modo suo, no? Cioè, queste cose che sono scritte possono essere a tratti anche sconvolgenti, possono essere bizzarre, ognuno le vede come vuole, ognuno le ragiona le cose come vuole. Però pensateci, perché io Bene. non mi sono fatto prendere per il naso, per cui le cose che mi hanno detto sono delle cose estremamente eccezionali, per cui. Davide, dai, siamo in chiusura È anche stato ben perché. attento, io ero presente, è stato molto attento e Sì, critico ma e come sono prima. poi sempre io, ecco, quando vado da queste persone sono sempre molto circospetta, insomma, non è che Certo. prendo subito per oro colato. Ho avuto incontri molto, molto positivi e molto fortunati, devo dire la verità. Che Allora, anche lì io ci vuole. vi ringrazio Ciao. anche perché, Davide, ti ringrazio personalmente, ovviamente che ringrazio anche la Paola, precisiamo che la Paola ha curato il libro, nella parte finale c'è il suo intervento importante, molto interessante, ecco perché la Paola è qui, oltre che per l'amicizia, anche perché per questo libro, visto che stasera lo stiamo presentando con l'autore, anche lei ha dato il suo piccolo contributo, importante, soprattutto perché grazie ovviamente a Davide per la sua forza e soprattutto per la sua, come dire, per le emozioni che sai trasmettere in maniera molto morbida, molto delicata, ma anche
per l'energia che ci stai mettendo. E anzi, ci aspettiamo il tuo secondo libro, quindi lasciamoci così. In attesa che arrivi un nuovo libro, una nuova opera e ancora il tuo contributo a questa meravigliosa e faticosa anche esperienza che stai vivendo, ma meravigliosa vita che hai condotto fin qua e che stai portando avanti come un grande combattente. Un abbraccio, un grazie a No, tutti. ciao a tutti, grazie. Ovviamente, Buon Natale. buon Natale a tutti, grazie. Tanto poi E dopo noi ci sentiamo, buon Paola. anno, che sia il 21, che sia un po' meglio del 20, un po' più benigno del Sì, 20, speriamo. Speriamo. esatto. Bene, allora io vi ringrazio. Ciao. Ciao, grazie Ciao. ancora, buon Natale, a presto. Allora, amici, di nuovamente, chiudiamo qua questa serata molto importante, molto interessante. Il libro Io e Lei, scritto da Davide Cassine, che racconta la storia di un medico e della sua malattia. Bene, un abbraccio e a presto. Ci risentiamo presto e ci vediamo di nuovo su questo schermo. Ma voi ci siete ancora o siete andati via?